San Nicola. Prima di cominciare, siamo in diretta. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta dai canali social della Lega e di Matteo Salvini. Facciamo sentire il calore della Puglia. Per favore, liberate questo spazio. Allora, visto che la manifestazione è ufficialmente iniziata, facciamo sentire il calore della Puglia. Se io vi dico Puglia, voi cosa rispondete? Puglia! Ragazzi, non mi fate fare brutta figura in diretta nazionale. Se io dico Puglia! Oh, così va bene, un applauso per voi. Benvenuti, benvenuti alla manifestazione più bella che io abbia mai visto in vita mia qui in Puglia. Una manifestazione fatta di idee, di cuore e di coraggio. Ci vuole tanto coraggio da qui a maggio, quando andremo a votare per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia. Noi abbiamo un obiettivo, abbiamo una missione, abbiamo qualcosa che fino a ieri potevamo chiamare un sogno, ma oggi questo sogno sta per diventare una realtà. Lo vedete scritto alle mie spalle: liberiamo la Puglia! E perché abbiamo detto liberiamo la Puglia? Noi vogliamo liberare la Puglia dal disastro della sinistra e del PD, della sanità. Quanti di voi hanno avuto un ospedale o una struttura sanitaria chiusa negli ultimi 24 mesi? Alzate la mano. Cioè, praticamente tutti. Ci hanno chiuso gli ospedali, però ne tengono aperti alcuni dopo aver speso milioni di euro per un paziente, come nel caso di Terlizzi. C'è qualcuno di Terlizzi qui? Siete lì, quindi sapete di che cosa sto parlando. Liberare la Puglia dal disastro dell'agricoltura. C'è qualche agricoltore qui tra noi stasera? Fatevi sentire, perché non vi sento. Il disastro dell'agricoltura, dal dramma della xylella che qualcuno voleva curare abbracciando gli alberi, all'ingiustizia delle cartelle esattoriali dei consorzi di bonifica, dai fondi europei perduti perché non sono capaci nemmeno di far quello i signori che sono stati assunti per chiamata diretta e senza concorso in regione, ci hanno fatto perdere milioni e milioni di euro. Dal disastro nei trasporti, è indelebile nella nostra mente il ricordo del luglio del 2016, quando 23 persone persero la vita e quasi un centinaio rimasero feriti perché non siamo stati capaci nemmeno di utilizzare i fondi per la sicurezza, perché da noi si muore, perché ci si avverte da un lato all'altro, non ci sono i sistemi di sicurezza. Ma il dramma dei trasporti è anche quello che riguarda ogni giorno i pendolari, i tanti pendolari, non solo quelli di Ferrotramviaria, anche quelli della Sud-Est, ragazzi che vanno a studiare, lavoratori. O come non condividere il dramma di zone della Puglia che sono tagliate dal Frecciarossa? Il pensiero va agli amici di Taranto, voi non siete cittadini di Serie B. Torneremo al governo nazionale e metteremo mano alle risorse, perché non è possibile utilizzare i soldi soltanto per aiutare gli amici degli amici. L'Italia non finisce a Bari, è un'ingiustizia quello che hanno subito i cittadini di Taranto, di Brindisi e di Lecce. Un dramma nel lavoro, stiamo vivendo ore drammatiche per la Banca Popolare di Bari. Il pensiero va agli oltre 3.000 lavoratori, e qui so che stasera ce n'è anche qualcuno, perché non è giusto che per l'ingordigia di pochi paghino i tanti lavoratori, ma soprattutto paghino le decine di migliaia di risparmiatori pugliesi che non hanno nessuna colpa in questo. La Lega ce la metterà tutta, sono ore drammatiche, non esiste più maggioranza o opposizione, sediamoci a un tavolo e salviamo il salvabile. Così come, se parlo di disastro nel campo del lavoro, non posso dimenticare la città di Taranto,
con 10.000 lavoratori tra operai e indotto che rischiano di andare a casa senza nessuna possibilità di uscita. Rispetto per i cittadini di Taranto, ma se ArcelorMittal va via senza aver bonificato, è un dramma che continuerete a portarvi. Devono bonificare, poi al massimo se vogliono se ne possono andare via, ma non ci piace l'ipocrisia di chi dice che gioisce per la chiusura di una fabbrica, perché 10.000 persone lì non vedranno mai più un futuro, difficilmente saranno ricollocate. Bisogna dire le cose come stanno. Una sciagura sotto ogni profilo. In queste ore ci sta guardando, non dico tutta la regione, ci sta guardando tutta l'Italia, perché credetemi, una vorrei definirla piazza, forse abbiamo sbagliato. Avremmo dovuto andare in piazza, però d'inverno è sempre un rischio. Abbiamo avuto pochi giorni di tempo. Abbiamo provato, guardate, con 1.400 posti a sedere, non so quanti siete in piedi, sicuramente in questo momento abbiamo già superato le 2.500 persone. Per cui un ringraziamento va a voi che avete sacrificato una domenica pomeriggio, ma quando il capitano chiama, la Puglia risponde. Grazie a tutti quanti voi. Allora, erano previsti degli interventi in scaletta, però evidentemente qualcuno è rimasto imbottigliato nel traffico. Per cui io, facendo l'occhiolino alla regia, se è pronta, comincerei la scaletta di questa sera invitando un fratellino minore che è il padrone di casa perché è di Bari, il segretario cittadino della Lega, consigliere comunale, consigliere della città metropolitana, Fabio Romito! Facciamo sentire l'applauso! Sorelle e fratelli della Lega, benvenuti a Bari, benvenuti nello spazio 7 della Fiera del Levante, benvenuti a tutti quanti. L'applauso più grande va a voi questa sera, perché in soli 4 giorni siete riusciti ad andare oltre qualsiasi tipo di problema, di difficoltà e riempire questa sala come mai era successo nella storia politica della Regione Puglia. Quindi grazie a tutti voi, grazie di cuore, grazie di cuore. Però è fondamentale in questo momento fare un altro applauso, altrettanto grande, altrettanto sincero. E questo applauso noi dobbiamo rivolgerlo a tutti i gufi che ancora una volta dicevano che non ce l'avremmo fatta, a tutti i figli di papà che dicono con slogan che la Lega non si lega, invece la Lega siamo noi, e quindi a tutti questi gufi che stanno sul trespolo ad aspettare un nostro inciampo, noi facciamo un applauso gigantesco e una piccola pernacchia, perché sappiamo anche ridere e fare autoironia. Ebbene, la giornata di oggi, amici miei, è una giornata fondamentale, perché Matteo Salvini, il nostro capitano, colui il quale è stato possibile realizzare tutto questo, è la persona per la quale noi siamo qua questa sera, perché io, Rossano, tutti gli amici che interverranno siamo dei simpatici passatempo. Peraltro, non so se siete d'accordo, io Rossano lo proporrei per la prossima presentazione di Sanremo, perché è veramente bravo, bravo Rossano, o del Festival Bar anche, perché secondo me è bravo uguale, se la caverebbe. Però noi tutti quanti siamo qui questa sera per una persona soltanto. Una persona che è riuscita a guardare oltre gli steccati e le divisioni territoriali, le divisioni ideologiche, le divisioni preconcette. Una persona che è riuscita a guardarci negli occhi ciascuno di noi ed è riuscita a farci ribattere il cuore per la politica e per qualcosa che appartiene a tutti quanti noi, nessuno escluso. Questa persona la conoscete già, la conoscete benissimo, perché non si è mai risparmiato per un selfie, non si è mai risparmiato per una chiacchiera con ogni singolo militante, non si è mai risparmiato neanche il giorno in cui sarebbe potuto stare a casa con la propria famiglia a festeggiare il compleanno della figlia. Questa persona è il nostro capitano, è Matteo Salvini, a cui facciamo un applauso gigantesco, un applauso ancora più forte, ancora più forte, ancora più forte. Perché tutto questo è possibile grazie a Matteo Salvini. E
ed è davvero una soddisfazione stare qui questa sera davanti a voi ad un pubblico così numeroso, perché è la dimostrazione che questa regione, che è la nostra terra, martoriata da 15 anni di sinistra becera, ha voglia di tornare ad essere libera, ha voglia di tornare ad essere governata in maniera trasparente, in maniera equa, e soprattutto ha voglia di tornare a mettere al centro della vita di ciascuno di noi un principio che si chiama quello del merito. Perché se ci fosse questo principio in Puglia, noi non avremmo Giuseppe, un nostro fratello che con 110 lode in ingegneria edile ha dovuto sostenere un concorso per fare l'operatore ecologico. E Giuseppe, questo applauso è per te, perché sei la dimostrazione che i pugliesi non sono bamboccioni, non sono persone che vogliono stare a casa, ma sono persone con due palle grosse quanto una casa, che si rimboccano le maniche per costruire qui il proprio futuro ed il proprio avvenire. Ed è evidente che se abbiamo una regione in cui il tasso di disoccupazione giovanile ha toccato punte esorbitanti, il 43%, 43 pugliesi, giovani pugliesi su 100 non hanno un lavoro e quindi non hanno una speranza. Il 50% quasi dei giovani universitari pugliesi sceglie di fare le valigie e di andare a studiare fuori, causando un danno alle casse della nostra regione di 3 miliardi di euro ogni anno. Ma dietro quei 3 miliardi di euro ci sono sogni infranti, ci sono famiglie che si dividono, ci sono giovani e giovani pugliesi che sono costretti ad andare via e a costruirsi un futuro lontano da questa regione. E perché? È molto semplice, perché questa sinistra becera, il Partito Democratico di Michele Emiliano e Antonio De Caro, ci ha tolto anche la speranza di poter sognare, ci ha tolto ogni più piccola possibilità di crescita, ed è quella che noi ci dobbiamo riprendere questa sera, perché per un Giuseppe che con 110 lode deve fare un concorso per fare l'operatore ecologico, ci sono i soliti amici degli amici, assunti da dirigenti senza un concorso, assunti nei carrozzoni pubblici, a suon di centinaia di migliaia di euro. Ve ne dovete andare a casa, è suonata la campanella, ve ne dovete andare a casa, perché la regione Puglia ha voglia di tornare ad essere libera, ha voglia di tornare a crescere, a guardare in alto. E allora, in una regione in cui abbiamo 100.000 cose belle, perché facciamoci un applauso, siamo la regione più bella del mondo, lo dice National Geographic, non lo diciamo noi pugliesi che siamo un po' vanitosi, lo dice National Geographic, però una regione che ha tantissime cose positive ma anche tanti problemi, la disoccupazione giovanile, l'abbiamo detto, la sanità, con i nostri malati oncologici che sono costretti a fare i viaggi della speranza per andarsi a curare nel nord Italia, i poliomielitici che non hanno strutture dove poter fare riabilitazione, sono costretti ad arrivare fino in Trentino, abbiamo 150.000 problemi, l'Ilva che sta chiudendo e sta mettendo a rischio la vita di migliaia di famiglie pugliesi. Abbiamo ancora una volta un crack di un istituto bancario, quello della Popolare di Bari, che corre il rischio di mettere in mezzo a una strada 3.200 dipendenti e di mettere in ginocchio 70.000 risparmiatori pugliesi e baresi. E in mezzo a tutto questo disastro, in mezzo a tutti questi problemi, noi abbiamo le sardine, che non sono in realtà delle sardine, ma sono secondo me dei polli. Perché in mezzo a tutti questi disastri noi abbiamo dei simpatizzanti della sinistra che hanno paura ad uscire con i vessilli del Partito Democratico, o hanno vergogna, e fanno bene a vergognarsi di quel simbolo, e fanno molto bene a lamentarsi, a vergognarsi di quel simbolo. Abbiamo le sardine che manifestano. C'è un medico in sala? C'è un medico in sala? Avvicini. Non si vede niente, servono più luci? Ok, finisco con questo applauso alle sardine, perché in mezzo ai disastri di cui abbiamo parlato, questi manifestano per chiedere un linguaggio politico più complesso, la più grande supercazzola della storia politica pugliese. Allora amici, io mi taccio, stiamo aspettando Matteo Salvini, è quasi arrivato. Il medico è qua. No, no, basta, 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 si può fermare lì. Perfetto, ho preso abbastanza tempo, Rossano, dopodiché mi mena. Io vi devo dire soltanto grazie, grazie a Rossano, grazie a tutta la Lega dell'opportunità che ci ha dato questa sera. Viva la Lega, viva la Puglia e viva l'Italia, grazie.
che la Lega, prima ancora di essere un movimento, è una comunità politica. Noi non ci riuniamo soltanto in campagna elettorale, cerchiamo di rappresentare forse indegnamente gli ideali di Matteo Salvini e della Lega dal ormai lontano 2014. Ma bene, cominciamo a riscaldare ancora di più l'ambiente, perché adesso è il momento di un ragazzo che non ha nemmeno 30 anni. Lui è il segretario regionale della Lega Giovani, qui sul palco accanto a me, il giovane Marco Volpe. Fate sentire l'applauso, forza! Buonasera! Dovreste stare dove sono io, perché è emozionante, veramente emozionante, siete tantissimi, vi faccio veramente io un grandissimo, grandissimo applauso, pazzesco, pazzesco veramente. E parlare oggi da questo palco per un ragazzo di 30 anni, e mi ricollego a quello che ha detto Fabio, e oltre che un onore, perché parlare a tutti voi è veramente un onore, è una responsabilità, perché io a 30 anni sono uno di quei giovani che in Puglia sta cercando di costruirsi il proprio futuro con difficoltà e con grande tenacia, ma che molti miei coetanei non hanno avuto la stessa fortuna di farlo. E infatti io oggi questo è quello che voglio fare, è portare la voce di tanti giovani che negli ultimi 2 mesi ho incontrato da Lecce sino al Gargano, e che tutti quanti erano uniti e coesi in un unico grido, in un'unica richiesta: basta! Basta al malgoverno di 15 anni di Michele Emiliano e Nichi Vendola! Basta! Ci sono 15 anni, ci hanno costretto a scappare con... facendoci finta, facendoci credere di darci un futuro con marchette politiche del calibro di bollenti spiriti, pass laureati. E invece stiamo ancora qua, noi continueremo a costruirci qua il nostro futuro. Io da questo palco faccio partire, c'è Rossano che mi dice di fare un saluto veloce, devo solo dire che i ragazzi della Lega Giovani, questo è il messaggio che mandiamo a Michele Emiliano, da oggi fino a maggio nelle scuole, nelle università, nelle piazze staranno battaglia per riportare e liberare la Puglia. Un saluto a tutti, viva la Lega! Questa è la forza dei nostri giovani, i giovani che non si piegano al ricatto, i giovani che hanno deciso di restare in Puglia a testa alta e lottano per la Lega. Ancora un applauso per Marco Volpe, segretario regionale della Lega Giovani. L'avevo visto che sta qui, lui è uno di quelli con cui condivido questa battaglia da tanti anni, è il socio fondatore della Lega, nonché vice segretario regionale, l'avevo visto passare di qua, Giovanni Riviello. Facciamo sentire un applauso ancora più forte. Vieni Giovanni, vieni, vieni. Forza di corsa, dai. Con amore da Sant'Eramo in Colle, salutiamo tutti gli amici di Sant'Eramo. Roccaforte leghista. Sono passati gli anni, ha messo un po' di pancetta, però lo spirito è sempre quello. Un forte applauso per Giovanni Riviello. Buonasera Puglia, buonasera amici, buonasera leghisti, sono orgoglioso di essere qui in mezzo a voi perché siamo una famiglia e stasera lo dimostreremo al nostro leader nazionale, dimostreremo a Matteo Salvini che è già qui, ecco, con cui fino a pochi secondi fa stavamo parlando di Puglia, spiegavo che qui vedrai stasera una famiglia. E siamo veramente una famiglia, grazie! E ve lo dico col cuore. Quando insieme a Rossano Sasso e ad Annarita Tateo e a tanti altri, Fabio Bagnulo, tanti ragazzi come noi che hanno sposato questa causa, abbiamo iniziato, era il 2014, c'era gente che ci rideva dietro.
c'era gente che diceva la Lega al Sud, mai. Quella gente è venuta a bussare alla nostra porta per dire: ma ci farete entrare? Noi abbiamo aperto le porte perché noi siamo il partito della gente. Non abbiamo preclusioni per nessuno. E questa folla enorme è il sintomo del fatto che noi riempiamo le piazze. La sinistra, le piazze non sa nemmeno dove stanno. La sinistra è morta, è morta. Questo lo sapete, lo sappiamo. Stanno cercando di riciclarsi con le sardine. Immagino che chi ha parlato prima di me abbia già spiegato qual è il problema delle sardine. Le sardine sono con noi perché sono contro di noi. Il loro unico oggetto è quello di essere contro di noi. E poi vengono a dire a noi che non si fa politica con l'odio, non si fa politica contro, non si fa politica nei confronti di altri. Buongiorno sardine, benvenuti nel mondo reale! Benvenuti nel mondo reale! Centrodestra, centrosinistra, che cos'è? Quando ci vengono a dire il centrodestra deve essere unito, il centrodestra in Puglia è spaccato da 15 anni, ci voleva la Lega per metterlo insieme e ci voleva la Lega per vincere e dobbiamo vincere, il nostro obiettivo è solo quello. Finalmente riportare il centrodestra alla guida della regione e insieme alle Alici mandare a casa anche il balenottero che le guida. Tutti a casa, forza Lega, forza Puglia, forza noi. Lo spirito è sempre quello del vecchio leone delle Murge, Giovanni Riviello. Siamo per entrare nel clou. Adesso la parola alla collega parlamentare e fondatrice insieme a me, a Giovanni e a tanti altri di noi con Salvini, oggi Lega, Anna Rita Tateo. Grazie Rossano, grazie Fabio, grazie Paresi, grazie Pugliesi, lo spazio 7 non è mai stato così pieno e questo perché c'è il nostro grande Matteo Salvini, grazie a tutti, un applauso è per voi, forza applaudite! Da oggi noi dichiariamo guerra a Michele Emiliano. Emiliano, torna a casa! La Puglia non ti vuole! In 5 anni di governo Emiliano e nei 10 anni prima del governo di Nichi Vendola hanno distrutto una regione. Vi parlo dell'Ilva, non sono riuscita a tutelare i lavoratori. Vi parlo dell'ultimo grande crack che è la Banca Popolare di Bari. Ma in 5 anni, signori miei, hanno portato la Puglia nello sprofondo. Purtroppo risultiamo come tasso di occupazione all'ultimo posto, i nostri ragazzi, i nostri figli, le nostre figlie vanno via dalla nostra amata terra per trovare un posto di lavoro. Noi vogliamo la meritocrazia e questa meritocrazia ci può essere solamente votando Lega, votando il centrodestra e riprendendoci questa regione, perché la Puglia può essere il motore del Sud. E per questo io vi ringrazio per essere qui e vi ringrazio perché tutti insieme manderemo a casa Michele Emiliano. Grazie Narita. La lanciamo un po' questa sigla, bella ad alto volume, perché adesso è il momento
del terzo parlamentare eletto il 4 marzo del 2018. Lui è un senatore, lui è salentino, voglio sentire soprattutto gli amici del Salento, facciamoci sentire. È un altro fratello che ci ha aiutato a rendere grande la Lega, è il senatore Roberto Marti. Stai qui Rossano, è veramente uno spettacolo da lasciare senza fiato, veramente, siete tantissimi, è emozionante. In una domenica prenatalizia, in tre giorni, e sei riusciti ad organizzare una cosa simile. Io dico, Rossano, stai qui con me, io dico che la Puglia è pronta. Il nostro segretario federale vorrà sentire che la Puglia è pronta, ma che soprattutto la Lega è pronta, perché qui c'è una sala che vuole far sentire che noi siamo capaci di cambiare le cose. Siamo capaci di cambiare le cose anche qui, nel Meridione, in Puglia. Dopo 15 anni di centrosinistra, abbiamo diritto anche noi a una possibilità. Salutiamo il vice segretario federale Andrea Crippa. Ed è per questo che io vi chiedo di essere caldi, di fare sentire al nostro segretario federale che noi ci siamo, che vogliamo esserci, che siamo pronti a cambiare le cose e che la Lega lo vuole fare in prima persona, trainando questa coalizione a vocazione Lega, perché noi ce lo meritiamo, un'opportunità, l'unica opportunità è Matteo Salvini ed è la Lega. Forza Bari, forza Puglia, forza Matteo Salvini. Manca veramente poco. Allora ve lo ricordate il giochetto che abbiamo fatto prima per riscaldare le corde vocali? Perché vi vedo spenti, vi vedo freddi. Secondo me molti di voi hanno votato PD alle ultime elezioni. Chi ha votato PD? Bravi. Allora, se io ancora una volta grido il nome della vostra terra, della nostra terra, voi dovete rispondere con quella parola che è bellissima, che è la parola per cui molti di noi hanno iniziato. Se io dico Puglia! Io lo ripeto, Puglia! Dovete farlo sentire fino a casa di Emiliano. Io dico Puglia! Ok, così va bene. Un applauso per tutti. Ci siamo, ci siamo. E con grande piacere che in attesa che arrivi il nostro segretario federale, voglio chiamare qui un amico che arriva dal nord ma che ha creduto da subito in noi, da subito nelle potenzialità di noi pugliesi liberi, di noi cittadini che non ci pieghiamo, Andrea Crippa, vice segretario federale della Lega. Facciamo vedere un po' di bandiere, chi ha le bandiere le alzi ragazzi. Grazie perché il primo applauso va a voi, va alle migliaia di persone presenti qui oggi a Bari, a 10 giorni dal Santo Natale, che hanno deciso di riempire questa sala per mandare un messaggio chiaro, per mandare l'avviso di sfratto a Emiliano e al Partito Democratico e per provare a recuperare dignità, futuro, lavoro, salute in una regione in cui i pugliesi negli ultimi 5 anni sono venuti sempre dopo. Ecco, io negli scorsi giorni ho pensato se prepararmi un discorso per questa serata, per questa importantissima serata. Poi oggi, prima di partire da Milano, mi sono guardato in faccia da ragazzo di 33 anni e mi sono detto: a Bari devo parlare col cuore. A Bari, ai leghisti di Bari,
devo dire quello che penso senza usare il politichese, parlando di temi concreti. Mentre ci sono leader politici che pensano alle leggi elettorali, ai premi di maggioranza, al proporzionale, alle soglie di sbarramento, i baresi e i pugliesi hanno voglia di sentire dalla politica le risposte sul lavoro, sulla sanità, sull'immigrazione. Penso che uno dei principali problemi di questa terra siano i tanti giovani che in questo momento stanno scappando. I tanti ragazzi che devono venire al nord o che devono andare all'estero perché qui non hanno più la speranza di credere in un futuro migliore. Ecco, il mio più grande rammarico è quando entro negli ospedali o negli studi legali a Milano, a Padova, a Venezia, in Veneto, in Lombardia o in Piemonte e mi accorgo che i migliori avvocati, i migliori infermieri, i migliori dottori, i migliori commercialisti non vengono da Milano, da Padova o da Venezia, ma spesso vengono da Bari, da Lecce, da Barletta, da Andria, da Trani, da Taranto, da Brindisi. E quando un mio coetaneo scappa dalla Puglia per andare al nord o dall'altra parte del mondo, perdono i pugliesi e perde tutta la politica. Quando vedo ragazzi che in questo momento lavorano o stanno lavorando in centri commerciali, in supermercati, o ristoranti o in bar, a 3,50 euro all'ora, con contratti a tempo determinato che scadono di settimana in settimana, capisco che o reagiamo o soccombiamo. O facciamo la rivoluzione o il nostro futuro è in seria discussione. Perché siamo in un momento storico in cui non sono più i giovani a mantenere i loro genitori, i loro nonni, come avveniva ai tempi di mia mamma o di mio papà, ma sono i genitori e i nonni che si stanno indebitando per mantenere i loro figli. Questa è la situazione che viviamo noi oggi. E stanno mettendo in discussione la nostra cultura, le nostre radici, le nostre tradizioni. Io da ragazzo di 33 anni mi vergogno quando ascolto, leggo che certi insegnanti non vogliono che all'interno delle scuole di Bari o della Puglia ci siano i crocefissi, si festeggi la festa del Natale, della Pasqua, della mamma o del papà. Finché esisterà la Lega a Bari, in Puglia e in Italia, per noi il crocefisso ci deve essere in ogni luogo pubblico, in ogni scuola della Puglia, si deve festeggiare la festa del Natale. Della Pasqua, della mamma e del papà, la famiglia, con buona pace per Nichi Vendola e per i suoi amici, è composta da un uomo e da una donna e un bambino lo deve poter adottare soltanto una mamma e un papà. E vedete amici, quando ricevo un applauso perché dico che una bambina o un bambino deve poter essere adottato da una mamma e da un papà, mi fa pensare che evidentemente stanno succedendo delle cose anormali. Se l'avessi detto 20 anni fa o 30 anni fa, nessuno mi avrebbe mai applaudito. Evidentemente all'interno delle scuole ci sono degli insegnanti che non si occupano più di educare i nostri figli, ma si stanno occupando di inculcargli delle idee politiche ai nostri figli. Quando sento parlare all'interno delle scuole di cultura LGBT, per cui non deve più esistere la mamma e il papà, ma il genitore 1, 2, 3, 4, capisco che al posto del pugliese vogliono il cingalese, che al posto del barese vogliono il nigeriano, che viene in Puglia
a vendere il proprio lavoro a 3,50 euro all'ora, generando una concorrenza al ribasso sul mercato del lavoro, per cui il pugliese o emigra o scappa o lascia la propria famiglia, i propri amici e i propri affetti, oppure non può più sperare in un futuro migliore. Questa è la battaglia del prossimo anno in Puglia. Le prossime elezioni regionali non saranno elezioni regionali normali. Non saranno le solite elezioni regionali in cui ci sarà lo scontro tra il centrodestra e il centrosinistra. Sarà una scelta di vita. Ognuno di voi sarà chiamato ad entrare nella cabina elettorale e scegliere se ritornare al passato, se consegnare la Puglia a chi vuole i pugliesi sempre in minoranza e extracomunitari clandestini che vengono qui a chiedere diritti senza rispettare i doveri, o mettere al primo posto dell'agenda politica i pugliesi, il merito, la capacità. Perché qui in Puglia c'è una brutta abitudine, Qui in Puglia c'è la brutta abitudine che se non sei raccomandato, se non sei l'amico degli amici, se non hai... se non hai la tessera del Partito Democratico in tasca, il posto pubblico nella scuola o in un ospedale non ce lo puoi avere. Ecco, al centro del nostro programma elettorale per vincere la Puglia metteremo l'onestà, la capacità e il merito. Indipendentemente da cosa fa un cittadino in cabina elettorale, se hai le capacità, se hai le competenze, fai il primario, fai il medico, fai l'insegnante, altrimenti te ne rimani in casa tua. Perché la meritocrazia è la prima cosa se vogliamo dare un futuro ai nostri figli. Io credo di avere qui davanti a me delle persone oggi che non vogliono morire di assistenzialismo, che non vogliono stare sul divano di casa propria a ricevere uno stipendio gratis. Io ho qui di fianco a me, di fronte a me oggi, persone che hanno voglia di lavorare. Però la politica regionale e nazionale deve dare le condizioni a queste persone perché possano lavorare. In Italia e in Puglia ci sono artigiani e commercianti che per colpa delle tasse si sono impiccati. Si pagano il 75% di tasse ogni anno a uno Stato e una Regione che non restituisce mai niente in termini di benefici e di servizi. C'è una burocrazia asfissiante. Ci sono persone che passano giorni e giorni all'interno dei loro uffici per ottemperare alle richieste della burocrazia italiana che poi non restituisce mai niente in termini di opportunità. C'è una magistratura che non funziona. Ci sono giudici e magistrati che non si prendono mai la responsabilità dei propri errori e dei propri sbagli. Ecco, io continuo a accorgermi che ci sono tanti cittadini baresi o pugliesi che passano anni e anni nei tribunali da innocenti senza mai vedere che un magistrato o un giudice quando sbaglia paga. E allora all'interno della prossima riforma della giustizia metteremo la responsabilità civile dei giudici e dei magistrati. Come ogni normale cittadino, che quando sbaglia paga, se fai il giudice e il magistrato e condanni un innocente a passare anni e anni nei tribunali, paghi come ogni normale cittadino. E se fai politica non ritorni più a fare il magistrato. Se sei emiliano e passi la tua vita a far politica, come normale che sia e giusto che sia, poi non ritorni più nei tribunali ad emettere sentenze. Un applauso e un saluto al nostro leader e al nostro capitano Matteo Salvini, che ci ha raggiunto nella sala. Allora, io non lo so se è vero che c'è Matteo. Andrea, tu sei sicuro di averlo visto? Io non lo vedo. Sì, c'è. C'è o non c'è? C'è. Allora, accogliamolo, Matteo Salvini!
Cosa rispondete? Puglia! 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 E rivediamola! Diamo la possibilità ai giornalisti di fare il loro lavoro e ringraziamo tutti i giornalisti della carta stampata e della televisione. Teniamoci bassi per un momento, se no le parole di Matteo non si sentono. Via la musica, grazie. Per favore non vi accalcate e rimanete seduti. Marco Volpe, i ragazzi. Per favore accomodatevi, non cominciamo se non vi sedete. Accomodatevi, grazie per la collaborazione. Accomodatevi. Occhio. Occhio. Servizio d'ordine, per favore, qualcuno venga qui davanti. Allora, siamo pronti, fra pochissimi minuti interverrà Matteo Salvini, ancora una volta facciamo sentire il grido della Puglia, 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 e allora chiamiamolo con il suo nome, al mio tre, Matteo. Ancora una volta più forte, Puglia! Puglia! Do la parola velocemente ad uno dei fratelli che ci ha aiutato in questo percorso, a dimostrazione che la Lega ha una classe dirigente giovane e capace. La parola, annuncio, Altieri! Grazie a tutti, è davvero splendido, spettacolare vedervi tutti così tanti in piedi per il nostro capitano, un grandissimo applauso e a lui davvero che dobbiamo tutto questo. Matteo, vedere una sala così a dicembre in Puglia è una cosa straordinaria, è una cosa davvero da cui può partire l'impossibile. E ci sono momenti, amici, amici, facciamo accomodare i giornalisti, riprendono posizione. Voglio dirvi solo una cosa, che esistono dei momenti nella storia di un popolo
che saranno ricordati per sempre. E oggi noi ci troviamo in un momento del genere, uno di quei momenti che ricorderemo per sempre. Nella storia della Puglia noi ricorderemo per sempre questa sala e ricorderemo per sempre che un popolo si è unito per chiedere di liberare la nostra regione, di cambiare la nostra regione, perché vogliamo vivere in una regione dove si possa studiare qua, non si deve emigrare per studiare, per lavorare, in una regione dove si possa avere una TAC senza chiedere ai santi in paradiso. E questa è la regione dove vogliamo vivere, e questa è la regione dove, Matteo, grazie a te, oggi c'è tutto questo. Questo è un momento storico per la Puglia e io sono certo che tutti noi saremo protagonisti di una grande rivoluzione, perché quando il popolo decide, e la decisione non è di poche persone, quella decisione si chiama rivoluzione, e questa è la rivoluzione del buonsenso di Matteo Salvini. Grazie a tutti, viva la Lega, liberiamo la Puglia! Grazie a Nuccio Altieri. Velocemente, sul palco era rimasto imbottigliato dal traffico l'europarlamentare, già segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo. Ciao Bari, ciao Puglia. Benvenuto Matteo, bentornato, perché Matteo è ormai un ospite speciale d'abitudine di casa qui in Puglia. Questa, Matteo, è l'occasione giusta. Dopo 14 anni e mezzo, saranno 15 a maggio, abbiamo l'occasione per liberarla davvero questa volta la Puglia. E noi stavolta la liberiamo grazie al vostro entusiasmo, quello che ha risvegliato Matteo Salvini, quello che ci fa credere che anche a queste latitudini è possibile cambiare, è possibile continuare ad avere speranza. Lo dobbiamo, Matteo, nei confronti delle persone che sono in cassa integrazione all'Ilva, le persone che sono in cassa integrazione alla Bosch, le persone che andranno in cassa integrazione all'Alcar, le persone che vanno in cassa integrazione all'OM Carrelli. Cioè, la Puglia che vi hanno raccontato è una Puglia che non esiste, è una Puglia che soffre, è una Puglia che è in difficoltà. Grazie a questa squadra, grazie a Matteo Salvini, grazie alla Lega Puglia che ha avuto la capacità di raggiungere risultati eccezionali, questa volta la possiamo fare, questa volta la Puglia la possiamo liberare. Diamo la possibilità, non possiamo più permetterci 4 anni ancora, 5 anni ancora di una sciagura come Michele Emiliano al governo. Lo chiediamo a voi, lo chiediamo a tutti i pugliesi, dateci forza, viva la Puglia, viva la Lega! Sì, allora, per un saluto, Massimo, l'altro europarlamentare, Massimo Casanova. Massimo, ti vuole Matteo, Massimo, vieni qua, un saluto veloce. Facciamo un applauso al nostro amico Massimo Casanova. Grazie Bari, grazie Puglia, sono emozionatissimo, siete bellissimi. Noi siamo qui tutti con voi. Adesso aspettiamo Matteo, è più importante per voi sentire Matteo di quello che dirò io e tutto quanto. Un abbraccio grandissimo, vi voglio un mondo di bene. Saluto. Eccoci qua. Allora, signori, questo trattatemelo bene, che è un pezzo grosso. È un fratello che viene dall'Abruzzo, ma ormai è pugliese di adozione. Accogliamo il segretario regionale della Lega Puglia, Luigi D'Eramo. Facciamo sentire il calore. E se dico Puglia, cosa dite a D'Eramo? Puglia! Grazie, grazie Puglia. Grazie a tutti i nostri dirigenti, ai nostri segretari provinciali, ai nostri segretari comunali, ai militanti, agli iscritti e a tutta la gente libera di Puglia, perché questa sera lanciamo un messaggio importante alla Puglia, a questa regione. Da questa sala parte la voglia della rivoluzione del buonsenso per mandare a casa il Partito Democratico, Emiliano,
per mandare definitivamente a casa un sistema di potere che ha mortificato la Puglia, che ha mortificato la meritocrazia, che ha fatto della raccomandazione sistematica un modello di governo. Manderemo a casa chi, rispetto alla disperazione della povertà, preferisce intrattenere rapporti con le lobby del potere, con le lobby finanziarie ed economiche di questa regione, chi preferisce parlare con i comitati delle ASP piuttosto che con i cittadini liberi, chi preferisce parlare con le lobby delle mense piuttosto che preoccuparsi delle problematiche quotidiane che attanagliano questa regione. Spetta a noi, spetta a tutti quanti voi, perché non è soltanto una battaglia politica o elettorale tra centrodestra e centrosinistra. Quella di primavera sarà una battaglia di civiltà per liberare questa regione, per dare ancora una speranza di vita positiva e possibile a ogni singola famiglia pugliese. Il futuro di tutti quanti voi, dei vostri figli, passa attraverso la nostra capacità di riuscire a convincere ogni pugliese che il modello che propone la Lega di governo non è fatto di promesse ma di politiche concrete. La concretezza della Lega, la concretezza di Matteo Salvini è l'unica soluzione per ridare dignità, forza, prospettiva, coraggio, progettualità alla più bella regione del Sud Italia. Crediamoci, io ci credo con voi e sarò con voi in ogni angolo di questa regione per fare in modo che la speranza di un governo diverso, migliore possibile possa essere e possa diventare una realtà. Ragazzi, diamoci sotto, viva la Lega, viva Matteo Salvini! Grazie, grazie Luigi per averci dato una mano in queste settimane e per quelle che ci darà in futuro. Ma adesso che salga forte al cielo la nostra voglia di libertà, perché sta per intervenire il nostro capitano, un amico, un fratello che ci aiuterà a liberare la Puglia! Grazie! Grazie di cuore! E visto che siete eccezionali, io invito per un minuto gli amici giornalisti a tornare su questo palco perché vi devono vedere in tutta Italia. Fate sentire a tutta Italia la voglia di libertà che arriva da Bari, che arriva da tutta la Puglia, per mandare a casa Emiliano, Vendola, Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti e tutti quelli che hanno affamato, hanno impoverito una terra che deve tornare una delle capitali mondiali della bellezza e del lavoro. Stasera si troveranno per parlare della Banca Popolare di Bari. Io voglio vedere in galera quelli che hanno rubato i risparmi dei lavoratori pugliesi, degli imprenditori pugliesi. Io voglio vedere in galera quelli che stanno rubando il futuro agli operai dell'Ilva di Taranto, quelli che non pagano gli agricoltori nei tempi giusti, quelli che hanno chiuso i punti nascita negli ospedali perché sulla salute non si scherza, e quelli che hanno sulla coscienza decine di morti sulle ferrovie pugliesi ancora a binario unico. Viva la Puglia! Viva l'Italia che non si arrende! Viva i nostri figli che sono all'estero e che sono gli immigrati che noi vorremmo riportare qua. Prima i pugliesi e poi il resto del mondo. Grazie di cuore e spero che stasera qualche televisione vi faccia vedere, perché questa è l'Italia vera, non qualche Nichi Vendola in cerca di poltrona futura. Quindi
Io vi ringrazio di cuore, perché vedere migliaia di persone in una domenica prima di Natale ci impone risposte serie. Noi non vendiamo promesse, però abbiamo voglia di sognare. Quindi qua c'è in ballo il futuro di una terra. E partiamo dalla base, dai principi, dal diritto alla salute. Ogni anno decine di migliaia di pugliesi, per fare una visita o un'operazione, devono prendere l'aereo o il treno per andare in altre città italiane. Non è giusto. Non è giusto aspettare anni per fare una visita, o magari sentirsi dire: se hai i soldi per andare dal privato, in 2 giorni hai la visita, altrimenti aspetti 2 anni. Non è normale. Ed Emiliano si dovrebbe vergognare per aver ridotto la sanità pugliese a quello che è. Visto che noi parliamo con i numeri, 200 milioni di euro all'anno è il costo che i pugliesi e Regione Puglia pagano per mandare in altre città italiane a farsi visitare e curare donne e uomini di Puglia. Sono 200 milioni di euro che, invece di uscire dalle vostre tasche perché qualcuno ha scelto di chiudere gli ospedali, dovrebbero rimanere qua, ad esempio per aiutare quegli agricoltori e quei pescatori dimenticati da una regione neanche capace di spendere i soldi che arrivano dall'Europa. Diritto alla salute, diritto ad aprire il rubinetto dell'acqua e a vedere che esce l'acqua dal rubinetto, magari avendo un acquedotto che funziona e che non perde per strada la metà dell'acqua che parte da monte. E per sistemare queste cose occorre una politica che torna a mettere al centro il merito e non la raccomandazione. La Puglia è di tutti, non di chi ha la tessera di partito giusta in tasca. La Lega al governo anche in Puglia è garanzia di questo. Poi lo dico a voi come lo dico ai colleghi cosa c'è, signora? Devo venire più vicino a lei? Ma non si perde un gran spettacolo, sono... Vengo più vicino a lei. Grazie per essere qua. Grazie per essere qua. Se poi dopo vuole fare una foto, mi fermo fino a che non lo fate con voi, ma se non riesco a farle con tutti voi, vi mando Emiliano e le fate con Emiliano, non è problema. No. Lavoro, dicevamo, in questi minuti si ritrovano Conte, e adesso non è che posso far il giro però, amico mio. Noi viviamo in un paese dove venerdì pomeriggio alle 3 il Presidente del Consiglio, ahimè figlio di questa terra, dice alle agenzie: le banche italiane sono sicure e la Popolare di Bari non corre nessun rischio. Venerdì pomeriggio alle 3, venerdì sera alle 8, 5 ore dopo, Banca d'Italia commissaria la Banca Popolare di Bari, che ha un buco da 1 miliardo di euro. Ditemi se possiamo avere un Presidente del Consiglio che o è ignorante o è bugiardo. Oppure tutte e due. Ma nonostante questo, io ho fatto una proposta ieri e la rilancio oggi, visto che se in Puglia salta una banca importante come la Popolare Bari, 70.000 azionisti,
250 milioni di euro di obbligazioni che sono anche nelle vostre case, decine di migliaia di risparmiatori coinvolti, mette insieme i problemi della Popolare Bari, su cui, apro la parentesi, qualcuno doveva vigilare. Non è possibile che gli italiani paghino migliaia di dipendenti in Banca d'Italia, dirigenti pagati centinaia di migliaia di euro, che per mestiere devono controllare che le banche abbiano i bilanci a posto e una dopo l'altra si accorgono la sera per la mattina che c'è qualcosa che non funziona. Io spero che il Parlamento approvi il prima possibile la proposta di legge firmata dalla Lega e anche dai 5 Stelle per riformare la Banca d'Italia e farla passare attraverso il Parlamento e quindi attraverso il popolo italiano. Che sia il popolo italiano a nominare i controllori che non controllano. E, però dicevo, nonostante questo, la situazione Popolare Bari, Ilva, io non ho mai visto un Presidente del Consiglio che va in mezzo agli operai a dirgli non so cosa fare, e ti pagano per risolvere i problemi, altrimenti scegli un operaio qualunque, lo mandi al tuo posto a fare il Presidente del Consiglio e probabilmente lo farebbe anche meglio di te. Tu non puoi andare all'Ilva a dire non so cosa fare, all'Alitalia e dire non so cosa fare, alla Popolare Bari e dire non so cosa fare. E allora, nonostante questo, ieri ho proposto un comitato di salvezza nazionale, un patto di unità nazionale dove tutti i partiti fanno un passo indietro, dove tutti si siedono intorno a un tavolo, si scelgono le 5 emergenze di questo paese a partire dal lavoro, le si affronta e le risolve tutte insieme e poi si torna a votare per dare la parola al popolo italiano, per eleggere un Parlamento e un governo. E non ho avuto una straccio di risposta, ma è una proposta che noi con estrema umiltà rifacciamo. Potremmo anche non farla perché siamo il primo partito di questo paese. Potremmo star seduti lì a guardare gli altri che si scannano, litigano sulle banche, litigano sulla giustizia, litigano sulle tasse, la plastica, lo zucchero, le auto aziendali, litigano sull'autonomia, litigano sul MES, litigano sull'Europa, litigano su tutto. Noi potremmo stare seduti lì, vederli litigare e vedere che aumentano i nostri voti. Però io non voglio tornare a governare una Puglia e un'Italia che hanno perso la metà delle loro aziende e dove hanno chiuso la metà dei negozi che oggi sono aperti. Quindi io sfido, invito gli altri partiti, come fa la Lega, a fare un passo indietro, mettiamoci intorno a un tavolo e risolviamo i problemi dell'Italia, senza guardare agli interessi personali. Anche perché, ripeto, in 3 mesi penso che questo governo abbia dimostrato tutta la sua incapacità e tutta la sua inadeguatezza. Quello che è certo è che i pugliesi hanno in mano nei prossimi mesi il loro futuro. Vendola, Emiliano. Penso che 15 anni di sinistra in questa terra abbiano fatto già abbastanza disastri. Non so, e lo sceglieremo insieme, chi sarà il candidato presidente, ma dobbiamo mandare a casa la sinistra dalla Puglia, perché avete sopportato anche troppo. E per la prima volta la Lega avrà donne e uomini candidati ed eletti in questa terra e saremo garanzia del cambiamento. Poi ai giornalisti interessa il nome del presidente o del centravanti. Io da allenatore, prima di preoccuparmi del centravanti, mi preoccupo di mettere insieme una squadra competitiva con un progetto serio, perché senza squadra una persona da sola non va da nessuna parte, senza un programma una persona sola non va da nessuna parte. Io ringrazio chi è qua per la prima volta, immagino che molti di voi siano per la prima volta a un comizio. Alzi la mano chi non è mai stato a un comizio.
e vi posso dire che siete il miglior ringraziamento per la mia fatica e per la mia energia. Chi toglie una domenica sera ai figli, alla famiglia, al lavoro, al riposo, grazie dal profondo del cuore. Fatevelo voi l'applauso, perché siete voi. La salvezza della Puglia non è Salvini, la salvezza della Puglia sono i pugliesi, la salvezza dell'Italia sono gli italiani. E sono orgoglioso di essere protagonista insieme a voi di questo cambiamento, anche perché fino a qualche anno fa era inimmaginabile per me e per voi essere alla Fiera del Levante una domenica sera a Bari a parlare di futuro. Però o si vince tutti insieme o non si vince, da nord a sud, o si vince tutti insieme o l'Italia non vince. Di questo sono assolutamente convinto. Ed è per questo che, come ho detto in Calabria questa settimana, la prima immigrazione a cui lavoreremo, se ci manderete al governo della vostra splendida terra, i primi immigrati che ci preoccuperemo di provare a invitare in terra di Puglia sono le centinaia di migliaia di pugliesi che sono stati costretti a scappare nel resto del mondo per trovare un lavoro, per mettere su famiglia. Quelli sono gli immigrati che vogliamo riportare a casa, non barchini e barconi. Quelli non ci interessano. Prima i pugliesi, prima gli italiani, e poi si avanza al resto del mondo. È questo. Per cultura ce ne sono 360.000 di pugliesi iscritti ai registri all'estero. Ragioniamo di questi, invece di preoccuparsi, come fa la sinistra, di regalare la cittadinanza in anticipo a chi è arrivato qua o di accogliere chiunque arrivi. Io mi vergognavo a nome dei ministri al governo quest'estate, mentre a Taranto c'erano gli operai che soffrivano, a Taranto c'erano i clandestini che sbarcavano. Non è possibile, non è possibile. E attenzione, attenzione, lo dico, ritenendo che Bari come Milano abbiano le porte non aperte ma spalancate per le donne e i bambini che scappano dalla guerra. Le donne e i bambini che scappano dalla guerra hanno in Bari e in Milano casa loro, ma ne sono sbarcati troppi che la guerra ce l'hanno portata in Puglia spacciando droga, scippando, rapinando, molestando. Non abbiamo bisogno di quell'immigrazione lì, no. E per quello che ho fatto da ministro dell'Interno mi stanno arrivando avvisi di garanzia ogni settimana e rischi di processi ogni settimana, però vi dico a testa alta che quando ci rimandate al governo del paese rifarò esattamente quello che ho fatto quando ero ministro. Senza paura. I confini dell'Italia sono sacri e in casa nostra entra chi ha il permesso di entrare. Adesso per qualcuno va di moda cantare Bella Ciao. Io preferisco ricordare la canzone su cui i nostri nonni e i nostri bisnonni hanno dato la vita per salvare questo paese, con il Piave che mormorava che non passa lo straniero. Questa è la canzone che porto dentro di me. Bella ciao al clandestino, è l'unica bella ciao che mi interessa. Questo è quello. Anche perché non è solo un confronto su diversità economiche, qua ci sono ragazze e ragazzi. Ovviamente al centro c'è il lavoro, ci sono le infrastrutture, non è possibile avere
centinaia di chilometri a binario unico. In Puglia non è possibile che muoiano 23 persone su un treno a binario unico. In Puglia. E qualcuno dovrà pagare per quel disastro, altro che le prescrizioni. Però lavoro, economia, business, ma anche valori. Ci sono due idee di Puglia e due idee d'Italia e di Europa completamente diversi. Per qualcuno a sinistra non ci sono più donne e uomini, ma ci sono numeri, ci sono consumatori. Il pensiero unico, il cibo unico, tutti a guardare lo stesso film alla televisione, a bere lo stesso olio, possibilmente che arriva da ulivi dell'altra parte del mondo, visto che l'olio pugliese a qualcuno dà fastidio e a Bruxelles vorrebbero mettere fuori legge la dieta mediterranea. E io invece che l'uomo... Io penso che l'uomo sia carne, sia spirito, sia cuore, testa, sangue. E questa è una visione del mondo. Io penso, e penso che anche molti di voi siano d'accordo, che qua dentro non ci siano numeri o genitori 1 e 2. Qua dentro ci sono mamme e papà, uomini e donne. Figli e figlie, nonni e nonne, perché il buon Dio ci ha creato così e non si può andare contro quello che è il nostro essere. Attenzione, poi, altro paio di maniche sono le scelte di vita di ciascuno di voi. Per me, voi stasera, tornando a casa a Bari, a Foggia, a Lecce o a Taranto, potete mangiare quello che volete e andare a letto e far l'amore con chi volete. Io non voglio lo Stato che entra in negozio con lo studio di settore, non voglio lo Stato che entra in camera da letto. Quindi un conto è la libera scelta di vita di ciascuno di voi. Un conto però è difendere il diritto di chi non ha la voce per difendere il diritto, e quindi il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo con una mamma e un papà, a essere adottati se ci sono una mamma e un papà. Questo è. E ormai sostenere alcune tesi, se... Ciao ragazza. E visto che siamo... Cacchio, c'è un clima da stadio. E almeno mi prendo qualche soddisfazione, visto che il Milan di soddisfazioni me ne dà poche quest'anno. Vabbè, non infierite, non infierite. Stavo dicendo... Chi è che ha detto Forza Inter? Accompagnatelo fuori. No, vabbè. Dividiamoci sul calcio, ma non dividiamoci sul futuro del nostro paese, mi raccomando. E dico che c'è in ballo una battaglia più grande di quella locale, perché in questa manovra economica, ad esempio, c'è un altro passaggio culturale. I giornali l'hanno abbastanza ignorato, però è un percorso che porta all'annientamento, e penso soprattutto alle ragazze, ai ragazzi e ai bimbi che ci sono qua dentro. Questi nella manovra economica, al di là di essersi inventati le tasse anche sull'aria che si respira, la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, la tassa sulle auto aziendali, la tassa sulle cartine delle sigarette, la tassa sui negozi, tutto, però hanno trovato i soldi per un'altra roba.
hanno trovato i soldi per permettere la libera vendita della droga ai nostri figli e alle nostre figlie. E a me l'idea dello Stato spacciatore fa schifo. Lo Stato spacciatore di droga è la morte. È la morte di una società e di una cultura. Fa tutto parte di un filone, eh? Pensate che l'età di consumo, di primo consumo della cocaina è scesa in tanti casi a 12-13 anni. A 12 e 13 anni. Il posto degli spacciatori è la galera, non sono i giardini di Bari o le strade di Bari. Il posto degli spacciatori di morte è la galera. E io mi vergogno di un Parlamento che pensa alla droga libera. È una vergogna. Niente mamme, niente papà, niente cultura, niente radici, niente olio. E vogliono mettere fuori legge il prosciutto, il parmigiano reggiano, l'olio d'oliva, perché quelli fanno male, ma la droga fa bene. Vi rendete conto? Vogliono annullare le future generazioni, annebbiare teste e cuori. Perché? Perché poi sono tutti più controllabili. Perché ce l'hanno contro partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, sia in Europa che a Roma? Questi odiano i piccoli e vogliono la chiusura di tutte le piccole attività, perché poi le grandi aziende, i grandi centri commerciali, le grandi multinazionali, con un click le chiudi, mentre il piccolo ragiona, capisce, si ribella. E quindi è per questo che noi ripartiamo dai piccoli. Viva gli artigiani, viva le partite IVA, viva i commercianti, viva i piccoli agricoltori, i pescatori, i negozi che tengono vive le nostre città. Da lì stanno provando a cancellarci, però serate come queste mi dicono che la donna e l'uomo sono più forti dello strapotere delle banche e della finanza. Avete visto come hanno votato gli inglesi? La prossima volta tocca a noi. Ma non per uscire dall'Europa o dall'euro, ma per cambiare le regole di questa Europa. Amici di tutti, ma mai più schiavi di nessuno. Amici di tutti, ma mai più schiavi di nessuno. E non è possibile che per fare i pescatori in Puglia devi rispettare delle leggi di qualcuno inventate in un ufficio di Bruxelles, o gli agricoltori, e guarda la xylella dove è arrivata, e la riforma delle pensioni. Apro e chiudo la parentesi, qualcuno a sinistra vuole cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero, dovranno passare sui nostri corpi se vorranno tornare alla legge Fornero. Quota 100 non si tocca. Il diritto alla vita, alla pensione e al lavoro non si toccano. Ma c'è una diversità anche di valori. Pensate alla giustizia. Per qualcuno a sinistra, qua dentro, siete tutti presunti colpevoli. Provate a farci caso. Se vi arriva l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, siete voi che dovete prendere giornate di ferie, pagare il commercialista e l'avvocato per andare a dimostrare che siete innocenti. In un paese normale, nell'Italia dove voglio che crescano i miei figli, invece, siamo tutti presunti innocenti, e semmai è lo Stato che deve dimostrare che abbiamo sbagliato qualcosa. Non siamo noi. Altro che buona fede, altro che buona fede. Pensano
di ridurre l'evasione fiscale minacciando le manette, ma l'unico modo che nel mondo è serio per abbattere l'evasione fiscale è ridurre le tasse a chi paga le tasse, è rendere possibile pagare le tasse. Altro che manette, solo un cretino può pensare di combattere l'evasione. Certo, ti abbasso le tasse e poi se continui a evadere, come negli Stati Uniti, ti mando in galera. Ma se io ti voglio portare via il 50% del frutto del tuo lavoro, il ladro è lo Stato, non è il cittadino. Questo è il ragionamento. Ragazzi, io... Stato, Regione, ci mettiamo... Poi almeno in Regione Puglia li usassero bene questi quattrini, però manco li usano bene questi quattrini. Anzi, non riescono neanche a usare i soldi che dall'Europa arrivano e dovrebbero andare agli agricoltori pugliesi, tanto che glieli rimandano indietro. Non è possibile. Poi, attenzione, poi lo dico seriamente, noi su questo palco non c'è gente che fa miracoli, qua non ci sono persone magiche, non ci sono maghi, non ci sono geni, in primis, no, io men che meno, ve lo dico con tutta l'autostima ma anche l'umiltà del mondo. Sono una persona normale in mezzo ad altre persone normali. Non è... non fidatevi mai di quelli che arrivano e si ritengono divinità scese sulla terra e promettono moltiplicazione di pani e pesci. Ce n'era uno 2019 anni fa e hanno scelto il ladrone e non lui. Qua ci sono persone normali, qua ci sono persone normali, perché in questo momento la Puglia e l'Italia hanno incredibile bisogno di normalità, di donne e uomini normali che portino avanti battaglie normali. Diritto al lavoro, diritto alla vita. Pensate che in Italia il 70% delle ragazze e delle donne che abortiscono lo fanno per motivi economici e ogni aborto è una sconfitta per la nostra società. A me piacerebbe una Regione Puglia che mette dei soldi a disposizione di quelle donne perché possano scegliere se vogliono di diventare mamme, invece di cancellare una vita perché hanno problemi economici. Ecco, mi piacerebbe che in Regione e al Governo si parlasse di questo. Oggi è il 16 dicembre, io ne approfitto per augurarvi con 9 giorni d'anticipo un buon Santo Natale a tutti. Non è la festa dell'inverno, è Natale, e a Natale nasce Gesù bambino. Perché io voglio che i nostri figli crescano in una terra che dà rispetto, ma chiede rispetto, e quindi non mi interessa il colore della pelle. Nel 2019 chi distingue gli esseri umani in base al colore della pelle è un cretino, perché non ci sono bianchi e neri. Ci sono donne per bene e donne meno per bene, uomini per bene e uomini meno per bene. Però ti do rispetto, ma chiedo rispetto, e quindi qua si lavora, si mangia, si respira, e se arrivi a Bari e cominci a dire non mi piace San Nicola, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non siamo noi a dover cambiare in base all'umore dell'ultimo arrivato. Io vi dico che sono ben contento
di essere qua in mezzo a voi. È una giornata, non era previsto all'inizio, però in tanti mi hanno chiamato e quindi sono ben contento ieri di aver festeggiato il 7° compleanno di mia figlia e oggi di essere in mezzo a voi a festeggiare la nuova vita della Puglia, che ha bisogno di voi, di tutti voi. Vi chiedo di starci vicini sempre, quando facciamo cose giuste e quando, come mi capita almeno 10 volte al giorno, di commettere anche degli errori. Quelli che non sbagliano mai sono quelli che non fanno niente. Quelli che non fanno niente non sbagliano mai. Quelli che fanno possono far bene o possono far male, però sia le vittorie che gli errori noi li portiamo avanti in buona fede. La Lega ha una forza rispetto a quasi tutti gli altri, ha un lusso rispetto a quasi tutti gli altri. Noi non dobbiamo dire grazie a nessun potente. Noi non siamo al servizio di nessuno. Gli unici a cui dobbiamo dire grazie siete voi. Non abbiamo banchieri da difendere. E poi sarà interessante, a proposito della Popolare di Bari, andare a vedere se magari qualche amministratore con simpatie di sinistra non ha dato dei prestiti senza poterlo fare a qualcuno amico di sinistra. Perché non dovete essere voi a pagare gli errori di qualcun altro. Quindi una riforma della Banca d'Italia, subito la commissione d'inchiesta sulle banche e poi ci rivediamo in tutte le città di Puglia, non solo a Bari. Conto di arrivare in casa di ciascuno di voi. Vi voglio solo questa domani mattina io prendo l'aereo presto per andare in Senato a far battaglia sulla manovra economica sperando di ridurre un po' di danni portati avanti dalla accoppiata PD e 5 Stelle che fanno facendo solo disastri. Poi però ci rivediamo presto. Sono stato settimana scorsa in Calabria, settimana prossima sarò in Abruzzo, sarò presto in Sicilia, tornerò in quella splendida terra che è la Sardegna, che dopo anni di sinistra finalmente ha un governatore della Lega, e insieme a Emiliano farò di tutto per mandare a casa anche De Luca dalla Campania, quindi liberare la Puglia, liberare la Campania, liberare la Calabria. E poi se riusciamo a offrire questa speranza di cambiamento anche a tornare al governo, se ci faranno votare, del nostro splendido paese, perché sono stufo di un'Italia che va in ginocchio in giro per il mondo a chiedere per favore. Questo è. Io vi chiedo di tenere questo entusiasmo, questa voglia, questa grinta ogni giorno, e chiudo con una parola sola che non è diritto. Io devo dire che ho 46 anni e mi ritengo un uomo assolutamente fortunato, perché faccio un lavoro che coincide con la mia passione e penso sia un'enorme fortuna. Nei limiti ho anche fede
che dopo questa vita non finisca tutto, ma ci sia un'altra vita, perché qualcuno da lassù ci accompagna, ci guida, ci corregge, ci protegge, ci consiglia. Ho la fortuna di avere due figli straordinari, ho l'enorme responsabilità di rappresentare per molti italiani, per milioni di italiani, per tantissimi pugliesi, una speranza. E vi assicuro, provate per 10 secondi, solo 10 secondi, provate a mettervi per 10 secondi nei panni di un Matteo Salvini. È bello, eh? È un onore, è una gioia, però quando vai a letto la sera, sapendo che ci sono milioni di italiani che hanno fiducia in te, sapere che hai questa enorme responsabilità e sapere che un tuo errore diventa un errore di tutti, è qualcosa che pesa, è qualcosa che pesa sulle spalle, eh? Però voi mi date una forza eccezionale. Viva Bari, viva la Puglia, viva l'Italia. Grazie, grazie, grazie dal profondo del cuore. Auguri a tutti, buona vita e buona fortuna a tutti. Grazie di cuore a ciascuno di voi. Beh. Qualcuno vuole fare una foto? Come vi posso chiedere, senza spingere, si entra dalla mia destra, a sinistra no, da destra. Qualcuno del servizio d'ordine qua, si entra di là per fare la foto, eh? E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo cor, sotto il cielo. Signori, se volete fare la foto, si entra di là, un po' alla volta, senza spingere, per favore. Che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi.